Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, la vostra rassegna stampa del 12 agosto 2024, post Olimpiadi e amichevole persa della Juve, meno 7 all'inizio del campionato. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. L'Olimpiadi chiude con l'impresa del volley. Ragazze, capolavoro, storico trionfo delle sorelle d'Italia. Lo dico io. USA dominati. Tokyo battuta, 40 medaglie, di cui 12 d'oro. Al Quirinale, grande novità, andranno pure gli atleti che sono arrivati quarti, pure i quarti posti, anche le medaglie di legno da quest'anno. Al Quirinale, Velasco, CT delle ragazze del volley, dice: ma forse adesso però è l'ora di lasciare. Enogu lo ringrazia, grazie a lui siamo rinate. Ricorderete tutti che Enogu aveva avuto qualche problema con i CT precedenti. Calcio, Nico, mercato, Juve si chiude, ok, a 30 dobloni. La Juve per la prima di A. Giuntoli in Versilia, invece che in Svezia con la squadra, vede Pradé il direttore della Fiorentina. Poi, dopo che chiude con Nico Gonzalez, sarà tutto concentrato su Cop Miners. Mentre l'amichevole dice che Motta, altro KO con l'Atletico di Madrid, ma saremo competitivi, dice Thiago, per l'inizio del campionato. Chiesa, il Besiktas si ritira, parla la dirigenza turca e sottolinea che Chiesa ha pretese da 9 milioni che loro non possono soddisfare e che, mentre restano separati in casa con la Juve avrebbe richiesto 15 dobloni, quindi sappiamo anche qual è la cifra adesso che la Juve chiede per Chiesa. Il procuratore di Chiesa smentisce, dice: io non ci ho mai parlato con questo signore del Besiktas e non ho mai trattato Chiesa con il Besiktas, ma si sa, queste sono le voci del mercato, da una parte e dall'altra. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport, l'Italia siete voi, finalmente oro olimpico nel volley, grazie ragazze, vi amiamo, USA travolti qua, dominati su ragazza, travolti su Tutto Sport. Partita clamorosa, 3-0 agli Stati Uniti disintegrati, per chi non l'ha vista andatevela a vedere. Il miracolo di Velasco ha trasformato un gruppo di talenti nella squadra più forte del mondo. Calcio, Juventus, troppi buchi, 2-0 KO pure con l'Atletico, dopo aver perso con il Norimberga 3-0 e aver fatto 2-2 col Brest, l'amichevole in famiglia, non la contiamo. Allarme difesa e allarme mercato. Dentro e fuori dal campo. Motta ha una settimana per colmare le lacune. Lui dice sarà una Juve competitiva. C'è grande sintonia col direttore. Ci sentiamo sempre. Sappiamo di che cosa abbiamo bisogno. Lo sappiamo anche noi di cosa abbiamo bisogno, cara la mia Juve. Il problema è se riuscirete a soddisfare le vostre esigenze negli ultimi 7 giorni che mancano all'inizio del campionato. Ho visto tanti progressi, dice comunque Thiago Motta. In effetti, ragazzi, il primo tempo è stato bello, propositivo, poi vabbè, non tiriamo in porta, ma questo è un altro discorso. Diciamo che è un difetto che c'era già anche l'anno scorso. Però primo tempo è stato bello, propositivo. Secondo un po' meno, però c'è ancora da lavorare, però manca una settimana Juve Como. Sto pensando già al campionato, dice Motta, abbiamo voglia di fare bene. Le pagelle, o meglio, i giudizi di Tutto Sport scatenato su questo Atletico Madrid 2, Juventus 0, Thuram convince, è uno dei pochissimi ad avere la sufficienza strapiena, anche se poi pure lui a fondo partita ha fatto quell'errorino di palla passata agli avversari, da cui poi tra l'altro nasce anche un calcio di rigore causato da Cabal. Vlahovic rimandato, come sempre. Gatti, la voglia c'è. Cabal, svarioni e letture sbagliate. Danilo, spaesato. Cambiaso, spento. Da Douglas Luiz ci si attende di più. Insomma, tanti progressi, mica troppo. Del Piero con la terza maglia vintage, bellissima, piace già a tutti, la maglia scura con la zebretta, il logo della Juventus. Ancora senza sponsor, non fatevi
trattare male dalle voci degli sponsor, ancora senza sponsor. Chiudiamo il tutto sport, andiamo sul Corriere dello Sport. Stadio, la storia siamo noi, le fate del volley regalano all'Italia un oro da leggenda, USA travolti, ma come qui sono travolti come tutto sport, sapete che avendo lo stesso editore ogni tanto hanno i titoli e le definizioni uguali. Velasco dice la rivoluzione delle donne. Volevo autonomia e indipendenza, ci sono uomini che non riescono ancora ad accettare questo cambiamento, una sorta di autogestione delle ragazze che facevano riunioni per conto loro e lui non sa e non vuol sapere quello che si sono dette, hanno deciso come allenarsi nel riscaldamento prima della finale, insomma una rivoluzione vera e propria dal punto di vista concettuale applicata da Velasco alle donne. Ho parlato tanto con Egonu, dice lui, ed è stata la mossa decisiva. Calcio Juve. Lavoro in corso. Dura solo un tempo. Dopo il 3-0 di Norimberga arriva la sconfitta contro l'Atletico di Madrid. Pochi progressi incoraggianti a una settimana dall'esordio col Como. È vero che i lavori in corso, soprattutto con nuovo tecnico e nuovo staff e alcuni nuovi giocatori, erano da mettere in preventivo. È altrettanto vero che a 7 giorni dall'inizio del campionato qualche piccola lucina preoccupante si è già accesa. Pochi progressi, ma incoraggianti. Vlahovic è una forma da trovare. E qua siamo alle solite. Sistema di gioco, allenatore, vale, copia e incolla come fatto all'europeo con Chiesa. Ragazzi, sono dei giocatori che hanno dei limiti su cui devono lavorare loro. Ci devono lavorare tanto. Attenzione, su X sono arrivati gli auguri della Juve ieri a Massimiliano Allegri, che ha compiuto 57 anni, ma non avevamo dubbi, la Juventus ha i suoi tesserati ed ex tesserati, quando arriva il compleanno fa sempre gli auguri, dopo le 10 del mattino, attenzione, prima per un giorno non mi ha fatto niente, dopo le 10 del mattino state sicuri che la Xata con gli auguri arriva. Non facciamo paragoni con Motta, perché io ve lo dico già prima di iniziare, perché sarà tutta un'altra squadra, cioè oltre ad avere un nuovo allenatore, un nuovo staff, sarà proprio un'altra squadra, quindi non si può paragonare la Juve di Allegri a quella che sarà la Juve di Motta, altrimenti tenevano la stessa squadra, cambiavano l'allenatore e allora andavamo di paragoni, ma siccome cambiano tutta la squadra saranno due squadre completamente diverse. Intanto, per Rugani, le solite voci, questa volta che però non arrivano più dall'Ajax, quindi dall'Olanda, ma Rugani verso gli Emirati Arabi, offerta super irrinunciabile che però non viene dettagliata, quindi mi sembra un po' strana, vediamo come andrà a finire anche questo giro di rumors. E poi idea con il Porto, super scambio, diamo giallo al Porto per avere con sé Sao Junior, visto che ci mancano gli esterni. Quanti ce ne mancano all'inizio del campionato? Ci mancano 2 esterni. Beh, un centravanti, perché abbiamo solo Vlahovic e Milik che riduce da infortunio, sono 3. Un centrale di difensivo in più, sì, siamo già a 4. Un centrocampista offensivo stile Kop Miners, sperando che sia lui, siamo già a 5. Un terzinaccio, siamo a 6. 6, 7, 6, 7. 7 giocatori a 7 giorni dall'inizio del campionato.